Dire che la vita di Gunner è iniziata in salita sarebbe un eufemismo. Il bimbo nasce inizio ottobre 2019, 3 settimane in anticipo, con un peso sotto la media. È un bambino di appena 2,85 kg, arrabbiato con il mondo e con una gran voglia di farsi sentire. La storia di oggi ha davvero dell'incredibile e ha davvero dello speranzoso. È una storia molto particolare che vi racconteremo in breve. Tornavamo alla storia, appunto, al discorso di Gunner. Il suo arrivo, appunto, improvviso spaventa un po' tutti, in primis la povera mamma. Nonostante la confusione iniziale, però, sembra andare tutto bene. Gunner supera tutti i controlli standard, tranne quello dell'udito neonatale. A quanto pare soffre di otite, un disturbo gestibile senza grossi problemi. Insomma, tanto spavento per niente, o forse no. Siamo inizio 2020, quando Gunner inizia a mostrare sintomi ben più strani della semplice otite. Al bambino viene la febbre, non la classica febbre che tutti i bambini del mondo hanno di tanto in tanto, una febbre costante che non vuole sapere di scendere. Anche il suo cuoricino si comporta in maniera bizzarra, per non parlare del resto del corpo. La fronte di Gunner è molto sporgente, troppo sporgente per essere un semplice tratto fisico, e poi ha sempre il naso che cola e perfino l'ombelico sporge troppo rispetto alla norma. C'è decisamente qualcosa che non va. I medici cominciano a cercare una risposta, ma il mondo è chiuso in casa per via della pandemia, appunto, e gli ospedali sono pieni di persone in fin di vita e la febbre di Gunner finalmente è scesa, quindi alla fine non c'è più bisogno di così tanta premura e fretta. Il momento in assoluto peggiore, però, per fare esami del genere, arriva proprio nel periodo della pandemia e quindi le cose si trascinano per un po', eventualmente nel fatto di fare degli ulteriori accertamenti su Gunner, e bisogna aspettare marzo del 2021. In questo periodo si scopre quindi che Gunner soffre della sindrome di Hurler. Il suo organismo è incapace di scomporre gli zuccheri e che quindi si accumula un po' dove capita. Molti bambini muoiono entro i primi 10 anni di vita. I trattamenti possono allungare le aspettative di vita, però non sono risolutivi. Serve un trapianto di stammilari. Ok, ma di chi? In famiglia nessuno ha conservato il cordone ombelicale e nessun donatore compatibile con il bambino. Niente da fare, quindi bisogna sperare in un donatore esterno. È qui che la storia di Gunn diventa un'ironia crudele. I medici riescono a trovare un donatore di midollo osseo, un donatore tedesco, abbastanza compatibile da dare una chance di successo. Via con le danze, quindi. Chemioterapia, isolamento totale, solitudine e tanta speranza. E dopo tutto questo, il trapianto non funziona. Gunner e i suoi genitori sono a punto e a capo. Peggio, anzi ancora, di come erano combinati prima, perché Gunner è costretto a restare in ospedale lontano dai suoi cari. Rimane ricoverato per 6 mesi. Sono davvero tanti, anche perché Gunner non ha nemmeno 5 anni. Sono più di un decimo della propria vita, è passato tra quattro mura e circondato da medici. Eppure i genitori non si arrendono. Continuano a stargli vicino, cercano di dargli una vita piena, nei limiti del possibile. Soprattutto i genitori di Gunner continuano a cercare una soluzione per allungare la vita del bimbo. In realtà la soluzione è una: un altro trapianto, questa volta con le cellule staminali del cordone ombelicale. Ricomincia la ricerca, siamo a inizio del 2024. I medici trovano un donatore compatibile, un bimbo nato nel 2008, più di 10 anni prima di Gunner. Questa volta il trapianto va bene e Gunner può uscire dall'ospedale e godersi l'estate insieme alla sorellina. Le staminali hanno rallentato il corso della malattia, beh, e che il bimbo appunto potrà vivere meglio e più a lungo. La ricerca scientifica e la medicina evolve ogni giorno e sempre più velocemente. Le cellule staminali stanno rappresentando una vera e propria esperienza di vita per Gunner, che sta riuscendo a condurre una vita più vicina al normale. Staremo a vedere come evolverà la cosa. Innanzitutto è stato fatto un bel passo avanti rispetto alla sua vita passata. Bene, per questa storia è tutto, per questo video è tutto, ma voglio lasciarti con un'opportunità, soprattutto se sei una donna in dolce attesa. Puoi conservare le cellule staminali del cordone ombelicale di tuo figlio e avere un prezioso alleato per trattare oltre 80 patologie per il tuo piccolo e la tua famiglia. Per ulteriori informazioni puoi contattarci dal link qui sotto in descrizione e iscriviti al canale per vedere video simili e seguirci anche sui social per consigli sul preparto e postparto, oltre che ovviamente tutte le news sulle cellule staminali. Ciao!